Buongiorno, come state? Allora, oggi andiamo a analizzare le prestazioni individuali dei calciatori che ieri hanno giocato questo Juventus-Sassuolo 3-0. Sicuramente un risultato rotondo, positivo per la Juventus anche all'interno di una partita che non mi è piaciuta troppo. Non penso che sia stata una partita meravigliosa, però ci sono alcuni spunti tattici interessanti, secondo me, da prendere in considerazione all'interno di questa analisi. Io, come al solito, vi ricordo che qui sopra nelle schede trovate tutti i video che sono usciti subito dopo la partita, quindi il post partita caldo. Ho pubblicato una mini live reaction ai due meravigliosi gol di Vlahovic e questa mattina alle ore 7 invece è uscita pure un'analisi su quelle che sono state le dichiarazioni di Allegri su Guardi e Ladri e in generale un po' una panoramica su quella che è la stagione di Massimiliano. E proprio da qui voglio partire, ovviamente integrando le informazioni che ho già condiviso questa mattina insieme a voi, dicendo che finalmente Allegri è tornato a fare l'allenatore e basta. Perché dico questo? Perché l'anno scorso, lo ricorderete, una delle cose che mi aveva fatto letteralmente impazzire durante tutto il periodo dei casini extracampo era questa assenza da parte della Juventus di un dirigente vero e proprio che potesse andare a comunicare alle televisioni. Spesso e volentieri c'era Allegri che cercava di difendere quella che era la posizione della Juventus. Una cosa per me sbagliatissima, perché quella roba lì ti toglie tempo ed energia. Ecco, finalmente oggi la Juventus ha inserito in organigramma una figura competente come Giuntoli, ha promosso una figura competente come Manna, ha risistemato l'area sportiva del club e non è l'allenatore che deve andare a fare le veci del direttore sportivo o dell'amministratore delegato. L'allenatore fa l'allenatore. E dato che Allegri è tornato a prendere in mano soltanto la prima squadra e c'è stato anche un ritorno allo stadio da parte della curva e questo ha creato questo clima qui, in aggiunta all'assenza delle coppe europee e quindi più tempo a disposizione per lavorare su determinati concetti, tutta questa roba insieme ha portato a una stagione che fino a questo momento sta veramente soddisfando per rendimento i tifosi della Juventus. La Juve finalmente vince, oltre il cortomuso anche in campionato, non lo faceva veramente da tantissimo tempo. Era dal derby vinto per 2-0 contro il Toro. Tra l'altro, vado a memoria, ma il calendario doveva essere sconfitta col Sassuolo all'andata, poi Lecce 1-0, poi Torino 2-0 e poi una serie di vittorie con un solo gol di scarto o pareggi, perché poi la Juventus ha pareggiato o vinto da quella partita lì. Quindi finalmente ci scrogliamo di dosso anche questa roba qui e voglio premiare Allegri con un 7 per un discorso relativo a un impianto tattico che secondo me ha funzionato molto bene ieri sera. Intanto la Juve aveva schierato Danilo a sinistra e Rugani a destra e questa cosa mi aveva abbastanza sorpreso, vi devo dire la verità. Per un motivo, solitamente Danilo gioca a sinistra soltanto quando gioca gatti sulla destra. Ecco, ieri sera non è stato così. Ieri sera Danilo è rimasto a sinistra anche se ha palesemente più problemi in fase di impostazione rispetto alla parte destra. E mi domandavo il perché. Ora cerco di spiegarvi anche un pochettino. Tanto la Juventus quando aveva la palla attaccava con tanti effettivi, perché praticamente rimanevano a difesa della porta soltanto i giocatori centrali, con la spina dorsale della Juventus composta da i tre difensori, quindi Rugani, quindi Bremer, quindi Danilo e Locatelli come schermo, sempre prezioso davanti alla difesa. E invece Cambiaso, Kostic, Rabiot e Miretti, Yildiz e anche Vlahovic si buttavano tutti dentro, perché la Juventus ha fatto un primo tempo che secondo me è stato anche abbastanza convincente. Infatti il problema è stato poi, secondo me, nella seconda frazione, dove la Juve non è entrata in campo con il maggior piglio e il miglior piglio. Poi vi devo dire una roba, ovviamente la Juventus era schierata con un 3-5-2, però quando non aveva la palla e quindi quando difendeva e quando attaccava il Sassuolo, ecco spiegato il motivo della scelta di Danilo a sinistra piuttosto che a destra. Cambiaso si abbassava molto, Kostić un po' di meno, quindi questo 3-5-2 diventava una sorta di 4-4-2. Perché? Perché si voleva andare a raddoppiare gli esterni, quindi Cambiaso andava ad abbassarsi, Miretti andava a dargli una mano,
quindi largo a destra per la posizione di Laurienté, e la stessa cosa avveniva dall'altra parte con Kostić e Danilo, che in questo caso quindi faceva il terzino sinistro in una linea 4 per cercare di difendere a destra del Sassuolo, quindi su Berardi. Questo succedeva perché anche all'andata la Juventus ha sofferto tantissimo gli esterni del Sassuolo, e perché il Sassuolo è una delle squadre che dribbla di più in Serie A, e quindi bisognava per forza di cose dedicare un occhio di riguardo a quella zona di campo dove poi vanno a creare i maggiori pericoli. Quindi mi è piaciuto molto questo modo di approcciare la partita. Non mi era piaciuta la Juve nei primi 10 minuti per un motivo: avevamo Miretti che faceva praticamente il trequartista. Non so se avevate notato questa cosa, era letteralmente dietro Yildiz e Vlahovic. Perché? Perché c'era la volontà di andare su Boloka, che era il giocatore che si abbassava di più di tutti nel Sassuolo in fase di impostazione, andando a creare una sorta di salita alla Volpiana. Ecco, quando Miretti si alzava tanto su Boloka, questa cosa funzionava perché c'era la possibilità di andarlo a pressare, andarlo a limitare nell'impostazione da dietro. Quando Miretti invece non si alzava su Boloka, lui riusciva a galleggiare tra Vlahovic e Yildiz, che perdevano il riferimento dei difensori, che erano Erlic ed erano Ferrari, quei due giocatori lì. E quindi il Sassuolo impostava dietro con 3 uomini e la Juventus si ritrova con 2, perché Miretti non usciva mai su quel giocatore lì. Quando è che è cambiata la situazione? Quando Miretti e Rabiot si sono dedicati a Torsverd e Matheus Henrique, che erano un po' i giocatori, o il trequartista o la mezzala del Sassuolo, andavano a scambiarsi un po' la posizione. E Locatelli è andato dritto a prendere Boloka uomo, alzandosi anche spesso e volentieri. Abbiamo visto sia Rugani che Locatelli che seguivano molto alti i loro riferimenti, andavano a pressare, andavano a inseguirli anche in bagno. Questa cosa mi è piaciuta molto, perché lì abbiamo completamente annullato il Sassuolo per vie centrali, e con i raddoppi sugli esterni che abbiamo visto prima abbiamo limitato anche quella che è l'unica arma vera e propria del Sassuolo. Certo, abbiamo rischiato, ci sono stati un paio di situazioni scottanti dove Szczęsny è dovuto intervenire, in particolar modo su quel contropiede di Berardi, però devo dire la verità, c'è stata l'impressione di aver annullato il Sassuolo, peccato solo per l'atteggiamento nel secondo tempo che non mi è piaciuto troppo perché eravamo già avanti di 2 e abbiamo un pochettino staccato la spina, non solo dal punto di vista della proposta di gioco, anche proprio da quello della concentrazione. E questa cosa non deve accadere. Quindi voto 7 a Wojciech Szczęsny, perché secondo me è stato, come dicevo anche ieri, l'uomo che ha tenuto in piedi la baracca, l'uomo che ha permesso poi alla Juventus di non soffrire all'inverosimile all'interno di questa partita. Perché se Berardi fa quel gol lì, quella partita di ieri sera diventa complicatissima. La partita di ieri sera diventa un inferno, perché il Sassuolo ha la possibilità poi, con qualsiasi modo, un pallone messo dentro, un calcio d'angolo, magari un episodio, un rigore, un'espulsione per la Juve, di andare a pareggiare quella partita. Quella parata lì di Szczęsny su Berardi è il vero e proprio crocevia di questa partita, e chissà, magari anche di questa stagione. Quindi voto 7 a Teccone, che ancora una volta ha sporcato i guanti e ha riscattato quella che è stata la sua brutta serata di Reggio Emilia di qualche mese fa. Voto 6 e mezzo Rugani, mi è piaciuto perché anche qui, ragazzi, destra, sinistra, centro, Rugani, lo metti in ogni parte della difesa, lo puoi mettere davvero dove ti pare, l'importante è che poi vai a trovare un senso logico a questo spostamento, e Danilo a sinistra aveva senso per le ragioni che abbiamo visto prima. Rugani, come al solito, non fa toccare palla ai giocatori lì davanti. Lo so che sembra quasi un'esagerazione, ma è così, le prestazioni di Rugani sono sempre molto molto positive. Voto 7 a Bremer, perché Pinamonti secondo me stanotte si è svegliato nel sonno urlando, pensando di avere gli incubi. L'ha completamente annullato. Ricordo, credo, un colpo di testa e basta di Pinamonti sul finale, che però si spegne anche abbastanza lato. Veramente, Bremer è stato un muro, veramente un muro. Mi immagino Gerry Scotti che urla The Wall quando Bremer fa gol o fa un intervento. Sarebbe veramente molto bello. Dovrei proporlo al social media manager della Juventus per qualche TikTok un po' particolare. Voto 7 a Gleison Bremer, che sta veramente crescendo di partita in partita, e in questo momento della stagione, secondo me, è già al suo apice. Sta facendo prestazioni altissime, sperando che possa continuare così, perché abbiamo assolutamente bisogno di sicurezza lì di dietro. Voto 6 e mezzo Danilo, che quando ha la palla e deve impostare, pochino me, ha perso un paio di palloni anche abbastanza banali che non mi sono piaciuti, però dal punto di vista della concentrazione e della concretezza difensiva invece secondo me siamo andati molto molto bene, e quindi il capitano si becca 6 e mezzo, una prestazione solida difensivamente.
da Danilo, parte di Danilo, una prestazione alla Danilo. Speriamo che possa rimanere tale perché abbiamo bisogno di ritrovare anche la migliore versione del capitano. Voto 7 a Cambiaso perché è un giocatore meraviglioso. Semplicemente perché è un giocatore meraviglioso. Non voglio neanche star qui a rielaborare la partita. Cioè, chiudete gli occhi e ricordatevela. Ogni volta che tocca palla a Cambiaso, ragazzi, stop deliziosi. Ogni volta che punta l'avversario, spesso e volentieri va via, ieri sera una volta si è anche dimenticato il pallone, ma poi ha mantenuto il possesso. Fa sempre scelte giuste, fa sempre scelte intelligenti. Poi ha giocato pure mezzala quando è entrato Weah, che è andato a prendere il posto di Miretti. Giocatore clamoroso Andrea Cambiaso, clamoroso. E mi fa veramente impressione vedere con che facilità sta giocando con la maglia della Juventus alla sua prima stagione ad altissimi livelli. Veramente, chapeau, non posso fare altro che complimentarmi con te, Andrea. Voto 6 a Miretti, che secondo me non era partito neanche malissimo, poi si è un po' spento, poi sostituito, secondo me anche giustamente perché aveva perso un pochettino di smalto. Giocatore che nelle rotazioni, ripeto, secondo me ci può stare. Ieri sera con il Sassuolo non ha fatto nemmeno una partita pessima, però non c'è stato, secondo me, quella scintilla che mi ha fatto dire wow, super Miretti, è stato molto bravo in fase di non possesso perché doveva sacrificarsi, doveva allargarsi sulla destra, doveva andare ad aiutare Andrea Cambiaso. Da questo punto di vista credo che abbia fatto un'ottima prestazione. Per il resto è un giocatore che secondo me ancora oggi non è né carne né pesce, ma ha tutta la vita davanti, dato che deve ancora compiere 21 anni, quindi beato lui che ha quell'età lì. Voto 7 a Locatelli perché l'assist è soltanto l'ultimo pezzo del puzzle. Però Locatelli, ragazzi, ci mette tanta di quella solidità. Cioè, la difesa della Juventus sta diventando difficile da scardinare. È difficile da scardinare, anche se nelle ultime partite qualche gollettino per qualche situazione un po' così l'abbiamo preso. Ma la Juventus dietro è solida anche grazie a Locatelli, che praticamente quando la Juventus attacca diventa un secondo difensore centrale al fianco di Bremer con magari Danilo e Rugani in questo caso che vanno ad aprirsi come delle sorte di finti terzini. Quindi Locatelli è veramente imprescindibile, è un giocatore che solitamente vedi più quando manca, ieri sera secondo me l'hai visto anche quando c'era perché ha toccato un'infinità di palloni. Adesso non mi ricordo il numero esatto, cerco di recuperarlo al volo, ma quando ho visto il numero mi sono meravigliato perché 87 palloni giocati, sono numeri fuori dallo standard solito abituale di Locatelli, che sta veramente iniziando a ritrovare la sua condizione migliore e quel lavoro in pressing sul portatore di palla, il mediano del Sassuolo, è stato veramente meraviglioso. Un bel Locatelli che si merita un voto 7 in pagella. Voto 6 a Rabiot, non mi è piaciuto tantissimo. Credo che Locatelli sia stato di gran lunga il miglior centrocampista ieri. Rabiot ancora un pochettino impreciso, però abbiamo la possibilità anche di avere McKennie, che è praticamente uno dei migliori centrocampisti della stagione, sebbene non abbia ancora trovato il gol, squalificato, e riuscire comunque ad avere delle certezze a centrocampo, perché in questo momento i ragazzi stanno bene. Quindi anche se uno gioca male, l'altro riesce a sopperire magari a quella mancanza un pochettino più marcata. Siccome Rabiot non ha fatto una brutta prestazione in fase difensiva, è mancato lo spunto invece in fase propositiva. Voto 6 a Kostic, un po' più preciso del solito ieri. Dai, che pian pianino, dai, siamo oltre metà gennaio, Filip, ce la possiamo fare. Io ripeto, secondo me in questo momento avrebbe bisogno di riposare, di tirare un po' il fiato, anche perché di alternative in questo momento per fortuna ce ne sono. Puoi giocare con Cambiaso a sinistra, puoi giocare con Ealing al suo posto. Insomma, ci sono già due o tre possibilità da provare. Quindi secondo me qualche minuto in meno a Kostic farebbe bene. Poi Allegri continua a schierare un titolare. Lui non vuole proprio fare a meno di Kostic. Avrà ragione lui, l'allenatore lui. Io un pochettino adesso gli farei tirare il fiato. Voto 6 a Yıldız, che è credo la valutazione più bassa che gli do da quando sono iniziate le pagelle. Lui ha il tunnel incorporato, perché ogni volta che prende palla e punta l'avversario fa tunnel. Ieri sera mi pare che ne abbia fatti due o tre in pochi minuti. Quando prende palla è sempre uno spettacolo, ieri un pochettino meno incisivo, ci sta. Meno male che è umano anche lui, perché se no iniziavo a preoccuparmi e pensare potesse essere un cyborg. Però una prestazione buona, una prestazione che fa capire ancora comunque che tipo di giocatore è Yıldız, cioè un funambolo, un baller, come si dice oggi. Mi è piaciuto, voto 6. Voto 8, Dusan Vlahovic. Da applausi,
applausi, perché Szczęsny fa quelle parate che vanno a salvare, no? Il risultato della Juventus, e Vlahovic è quello che invece crea questi vantaggi. Quindi se la Juventus ieri sera ha vinto, tanto passa dalle doti balistiche di Dusan Vlahovic, che si inventa letteralmente quei due gol. Non c'è niente da dire se non sono veramente felice che Dusan sia rimasto il numero 9 della Juventus, perché ha ancora dei grandi, grandissimi margini di miglioramento. Continua così, amico mio. Dai, dai che vai forte. Voto 5,5 UEA, che credo che sia l'unica insufficienza, anzi senza ombra di dubbio, l'unica insufficienza per un motivo solo. Io posso accettare tutto, gli errori ci possono stare, ma ieri sera c'erano i piedi montati al contrario. Madonna santa, ci sono state due o tre opzioni, quelle che l'ha anche applaudito, no? Per cercare di farlo rimanere concentrato, sereno, tranquillo. Però cavolo, ogni volta che aveva il pallone UEA ieri sera avevo paura che potesse fare qualcosa alle finestre di casa mia. Ci siamo, nel senso che è un giocatore che ancora non è un titolare, non ha trovato continuità, ha giocato ancora poco e quindi ha bisogno di giocare. Però ti prego, Timo, ti fai una convergenza, vai a fare un pit stop e farti montare i piedi nel verso giusto. Chiesa, voto 7. È entrato cattivo, è entrato con la voglia di dimostrare di essere ancora un giocatore molto importante per la Juventus e mi è piaciuto quell'atteggiamento lì. Poi fa gol e quel gol lì è il gol, secondo me, anche un po' emblema di Federico Chiesa, che nonostante la partita sia praticamente finita, nonostante ci sia la Juventus già in vantaggio, bisogna essere cattivi e tira in porta. Poi è anche fortunato perché Consigli fa una roba un po' così. Però non bisogna mollare niente e anzi, bisogna ritornare ad essere giocatori da titoli, da prime pagine, perché Chiesa in questo momento era stato un pochino messo da parte per via degli Yildiz, ma Chiesa, ragazzi, è, rimane e sarà, era, mettetegli tutti i verbi, tutti, in qualsiasi tempo verbale, giocatore importantissimo per questa Juventus. Senza voto a Ealing, senza voto a Milik. Senza voto ad Alexandro, che è tornato, perché noi ieri concludiamo in fase di non possesso 5-3-2 con Alessandro Mezzala. Non ve l'aspettavate, eh? Allegrismo allo stato puro. Perché fare esordire Asa quando possiamo chiudere con il 5-3-2 con Alessandro Mezzala? Mamma mia, che ricordi, Alessandro a centrocampo, si torna veramente indietro. Andiamo quasi una decina d'anni fa, quasi. Veramente una cabina dei ricordi, una capsula temporale aperta, una roba del genere. E queste erano le pagelle, signori. Ora è il vostro momento. Come al solito, eravate a questo punto due chiacchiere conclusive. Voglio le vostre pagelle qui sotto nei commenti. Vorrei, l'erba voglia non esiste neanche nel giardino del re, e vorrei anche tanti mi piace per questo video, per poterlo far arrivare a quante più persone possibili, perché abbiamo un obiettivo, dobbiamo arrivare a 250.000 follower quest'anno qui, che sarà l'anno dei 10 anni di YouTube. Ce la faremo? Io sono sicuro di sì, ma ho bisogno del vostro aiuto. Fatemi sapere. Sul finale mi sono impappinato. Dopo 20 minuti di video, praticamente l'ultima frase sono riuscito a sbagliarla. Fatemi sapere se posso contare su di voi. Ciao.